Bentornati in studio, come promesso stiamo per parlare di atletica, ho qui con me due ospiti d'eccezione, il presidente e il vicepresidente del gruppo podistico Livenza Sacile, alla mia sinistra Luca Speranza, alla mia destra Giovanni Iommi, però intanto mandiamo la sigla. Luca e Giovanni sono qui con me oggi per parlare del sedicesimo trofeo Città di Sacile, che è la quinta tappa della 29ª Coppa Provincia di Pordenone, Gran Premio Incisoria Pordenonese, che si terrà appunto a Sacile il 15 maggio. La prima domanda la faccio a Giovanni, il vicepresidente Giovanni. Buonasera. Ci vuoi parlare un po'? Il percorso è molto particolare, il territorio è molto particolare, sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista tecnico, giusto? Sì, quest'anno l'abbiamo fatto omologare e sono praticamente due giri da 5 km all'interno, diciamo, del centro cittadino di Sacile, e toccherà i punti più suggestivi, tra cui il parco dell'Ortazza, per poi passare, diciamo, nella ciclabile, quella nuova che hanno appena fatto a Sacile, e poi all'interno della piazza dove ci saranno due passaggi degli atleti. Passeranno anche molti ponti, giusto? No, quest'anno abbiamo tolto, perché essendo anche campionato regionale abbiamo un po' semplificato il percorso per motivi, diciamo, sì, organizzativi, quindi sarà molto, è un po' tecnico, però molto fluido, quindi favorevole a fare ottimi tempi. Ecco, perché puntate proprio a questo. Esatto. In effetti, ora volevo passare la parola a Luca Speranza, perché questo, oltre ad essere la tappa di Coppa Provincia, è anche una tappa della Coppa Giovanile. Ed anche Gran Prix Giovani, giusto? Esattamente, sì, esatto. Buonasera a tutti. E Gran Prix Giovani, Coppa Pordenone, dedicato ai ragazzi di tutte le categorie, dagli esordienti, passando a, appunto, ragazzi, cadetti e allievi. A che ora cominciano? Cominciano alle 15, appunto, con gli esordienti, e poi di seguito tutte le categorie. E poi invece gli adulti a che ora cominciano? Gli adulti alle 17, partenza unica. Abbiamo pensato una partenza unica per creare un bel impatto anche visivo con tutti gli atleti che ci saranno, pertanto c'è anche la possibilità di farlo, perché la partenza sarà su viale Zancanaro, con un viale molto largo, e di conseguenza non ci saranno problemi di ostruirsi. Dicevamo, come aveva già accennato Giovanni, che questo è anche il campionato regionale ed è anche una gara nazionale. Cosa vuol dire questo? Ma vuol dire che, allora, Sacile vuole crescere ogni anno un attimino di più, la Sacile podistica, di conseguenza, ecco, la scelta di farla nazionale, perché oltre agli ottimi atleti che sono sempre stati, numerosi e bravi, che ci sono sempre stati negli anni scorsi, vogliamo aprire un po' le porte a quegli atleti che, così chiamati, a livello nazionale. Nazionale vuol dire che, insomma, ci sono atleti che hanno dei valori importanti, insomma, anche in termini cronometrici, chiaramente. Ci sono già dei nomi importanti? Ma allora, noi chiudiamo le iscrizioni il 12 di maggio, che è un giovedì, di conseguenza in questo momento non abbiamo ancora importanti nomi, però proprio oggi, che tra l'altro ha vinto anche la maratonina di Casarsa questa mattina, e mi ha confermato la presenza di Youssef Kamali, che è un marocchino con numeri importanti, insomma, con numeri importanti vuol dire che ha dei tempi davvero, davvero significativi. 1.03 per la maratonina, mi esatto, sembra. Esatto, 28 minuti sui 10 km, che è un tempo che per chi pratica corsa, insomma, sa benissimo, è molto importante. Allora, la data è il 15 maggio, si comincia, dicevamo, alle
15 per i giovani. 15 di tutto il settore giovanile fino alle 17 che partirà poi il quindi hanno parte la seniores. Possibilità di tornare anche domenica prossima eventualmente per rinfrescare la memoria assolutamente di, sì. Di tutti quanti. Even whisper.